Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali. Oggi è domenica 4 settembre 2022, dopo più di 4 mesi torno a farvi un video riguardante la rubrica playlist Music World, una rubrica che è nata appunto qualche mese fa e ho fatto finora 3 video dedicati a vari generi musicali, una al rap che è il mio genere preferito, di quale ha... Come ben sapete, insomma, io faccio anche musica rap, quindi ho parlato per la prima volta di rap, poi di nu metal e poi di pop punk, i tre generi che hanno scandito la mia adolescenza, gioventù e ancora oggi, insomma, sono i miei generi preferiti. Ma questa volta, insomma, vorrei parlarvi invece della musica in generale, di fare un video un po' più... Questo è un video che sarebbe andato anche in Ali per il sociale, l'altra rubrica che ho sul canale, però ho detto no, mettiamolo in Music World. Ragazzi, questo è un video un po' più generico, ma altrettanto importante secondo me, anzi forse è il più importante dei quattro. A distanza di più di 4 mesi, insomma, torno a parlarvi di musica sul canale. E la mia domanda può essere, insomma, una domanda un po' troppo generica, un po' troppo, magari non troppo articolata. Ragazzi, la domanda che vi faccio: ma vi è mai capitato di avere la pelle d'oca ascoltando una canzone? A me sempre, capita sempre. Cioè, non tutti i giorni, ma capita sempre ascoltando determinate canzoni che magari hanno scandito la mia adolescenza, hanno scandito i miei giorni passati, la mia gioventù, insomma, quando avevo 18-20 anni, o comunque legando i ricordi ad una canzone, ti fanno pensare, ti fanno emozionare. Io, ragazzi, non me ne vergogno e penso che sia successo, succede a tutti. Io, per quanto riguarda la musica, lo sapete benissimo, l'ho detto mille volte, è la mia passione più grande in assoluto. La faccio la musica, la ascolto tutti i giorni, ho visto e continuo a vedere tanti concerti, tanti live. Insomma, ragazzi, la musica mi ha fatto anche emozionare, mi fa piangere a volte, mi fa ridere, mi fa piangere. Proprio qualche giorno fa avevo fatto un post su Instagram in cui parlavo proprio più nello specifico del rap, che io lo faccio dal 2006, sono 16 anni quest'anno che faccio rap, le emozioni che mi dà il rap non me le danno per esempio altre passioni che ho, perché ho tante passioni come i fumetti, il cinema, i videogiochi, il calcio, ho tante passioni, però le emozioni che mi dà la musica, in questo caso il rap, non me le danno altre cose, cioè... A me continua a capitare sempre di avere la pelle d'oca durante un ascolto di una canzone perché mi dà tanti ricordi, mi fa pensare a tante cose, a persone, ad aneddoti importanti e a periodi belli della mia vita o anche brutti, perché io non nego, sono autolesionista. Quando sono triste vado ad ascoltarmi la musica triste per stare ancora più male, magari piangere pure, mi è capitato, legando a ricordi vari, per esempio ricordi di persone che non ci sono più, oppure non lo so ragazzi, cioè, la musica è questa, è emozioni, ed è una magia, è magica perché... Questa cosa capita alle persone sensibili. Io sono una persona molto sensibile e questa cosa che ti viene la pelle d'oca o i brividi durante l'ascolto di una canzone, come detto, è un qualcosa che non si può spiegare tanto. Io ho fatto il video perché voglio sapere anche la vostra, se vi è mai capitato di, appunto, di avere la pelle d'oca o i brividi ascoltandone una, ascoltando una canzone o più canzoni, perché la musica scandisce i miei giorni, scandisce i nostri giorni. È l'invenzione più bella che sia stata mai creata nel mondo, secondo me, dalle sue origini, cioè la musica originariamente viene dall'Africa, sappiamo insomma, ma non sono qui per fare un video sulle origini della musica, prima di tutto perché non sono nessuno, non sono un maestro di musica, non ho mai studiato musica né canto, niente, ho appreso tutto da solo. Come dire, molte volte mi hanno detto: ma tu scrivi rap, ma i testi chi te li scrive? I testi me li scrivo io, sono un cantautore, cioè diciamo che sono un cantautore, i rapper sono anche dei cantautori. Nessuno mi ha insegnato a scrivere le canzoni, a scrivere i versi, rime, è una cosa che devi avere dentro e lo faccio fin da piccolo. Poi dal 2006 ho iniziato veramente a farlo. Il mio primo EP è del 2007, di 15 anni fa, ma di questo ve ne parlerò poi magari in un video a parte. Però ragazzi, quello che posso dirvi, la musica la devi avere dentro e devi avere delle emozioni. Io non capisco le persone che dicono: vabbè, ma la musica, ma tanto così, non è importante. No, ragazzi, con la musica si piange, si ride. Prima di andare a letto, comunque con le cuffie, ascolto la musica. Mi sveglio la mattina e ascolto la musica. Sono al lavoro quando posso farlo e ascolto la musica. Io ascolto sempre musica, ragazzi. Non potrei restare senza. A voi capita uguale, capita lo stesso.
Se vi è mai capitato di avere dei brividi, la pelle d'oca, che cosa vi causa ascoltare un certo tipo di musica? Ci sono tanti generi. Io, come detto, i miei generi preferiti sono quelli di cui ho fatto anche video, rap, appunto rap, pop punk, new metal, mi piace il rock, l'alternative rock, ci sono vari generi che mi piacciono, non posso dire che mi piacciono tutti, ci sono canzoni che mi piacciono di più, altre di meno. Ci sono canzoni che mi fanno pensare, canzoni che mi danno energia, dipende dal mood, dipende dal periodo, dipende dalla giornata come ti va. Oggi, ad esempio, qui è nuvoloso, è un tempo che a me ispira molto, un tempo abbastanza londinese. Siamo a fine estate, 4 settembre, ormai l'estate sta andando via. Io particolarmente, come ben sapete, non amo l'estate, amo l'autunno e l'inverno, che sono le mie due stagioni preferite. Ma sono legate a mood e stati d'animo di ognuno di noi. Quindi, le canzoni, in questo caso, e la musica possono davvero farci sentire in paradiso a volte o all'inferno, dipende dai punti di vista e da quello che ci succede durante il giorno. Io, questa cosa di avere la pelle d'oca durante una canzone che mi piace, ascoltandola, è un qualcosa che viene tutto dal cervello, dall'inconscio, e anche il fatto che un giorno vorrei parlarvi, insomma, anche dell'ASMR, che è un'altra cosa che solo le persone sensibili ce l'hanno, ASMR, di quando senti dei rumori al silenzio. Io amo il silenzio, dei rumori, insomma, anche rumori bianchi come naturali, come la pioggia, il vento, oppure artificiali, come il rumore del phon. Vabbè, ma tanto di ASMR poi ve ne parlerò in un altro video. Ma questo viene tutto dal cervello e dalla sensibilità di una persona. Se si è sensibili, ragazzi, si può avere brividi e pelle d'oca anche ascoltando una semplice canzone che ci rimembra nella nostra testa dei ricordi fondamentali della nostra vita. Quindi questo video non lo voglio far manco durare tanto, siamo arrivati quasi a 7 minuti, però più che altro vorrei che nei commenti voi mi diceste se appunto avete avuto mai brividi o pelle d'oca ascoltando una determinata canzone. A me veramente capita molte volte, ma capita, come detto, dipende da quello che mi succede durante la giornata, insomma, dal mood, dal periodo. Sai quante volte da piccolo mi è successo anche che magari mi lasciavo con la ragazza e ascoltavo delle canzoni tristi, mi facevo male, cioè, però, e piangevo pure, mi è successo. Ragazzi, non bisogna vergognarsi, bisogna dirlo. Nessuno è perfetto, nessuno è un superuomo, una superdonna che non piange mai, non sta mai male. Tutti piangono, tutti ridono. E la sensibilità non è una cosa di cui vergognarsi, quindi, anzi, è una cosa di cui andare fieri, perché secondo me non esiste uomo al mondo che non piange o non stia male per qualcosa o non si emozioni per qualcosa. Per cui io direi che le emozioni sono importanti nella vita e bisogna mostrarle. Non bisogna avere paura, non bisogna avere timori di mostrarle, perché nessuno è perfetto e nessuno è super nella vita. Tutti abbiamo i nostri punti deboli, i nostri, come dire, momenti più bui, momenti tristi. Sta a noi però poi accompagnarla, magari ascoltando un po' di musica che ci possa far emozionare e ci possa far passare quei momenti diversamente. Perché, ragazzi, io ve lo dico, sarò di parte perché sono una persona sensibile che si immedesima nei personaggi, nei film, nelle cose che vede, che sente, però essere insensibili, io ne ho conosciuta di gente insensibile, ma non ci vado d'accordo perché secondo me questa gente, anche nel suo intimo, nel suo privato, è pure sensibile, ma non lo vuole mostrare al mondo. Quindi perché nascondersi? È sbagliato nascondersi. Se una canzone ci emoziona, ci fa venire la pelle d'oca, i brividi, ci fa piangere, ci fa ridere, perché non dirlo? Apriamoci al mondo e diciamolo, no? Magari sì, io sono una persona, anch'io sono una persona riservata, non lo voglio dire a tutti le cose che penso, le dico solo ad amici, però questi sono i tipi di video che a me piacciono e spero che piaccia anche a voi. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi è mai capitato di avere la pelle d'oca o i brividi durante un ascolto di una canzone e se per voi la musica è importante, ragazzi, fatemelo sapere, perché per me è importante. È davvero questo tipo di video, spero che vi piaccia perché ne farò altri. Poi di solito ho sempre l'ispirazione a farli di domenica mattina e anche questa volta l'ho fatto. Quindi, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi è mai capitato di avere brividi o pelle d'oca durante l'ascolto di una canzone e che cos'è per voi la musica. E niente, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.